tutto stia accadendo, il governo balla. Sì, tra l'altro proprio ieri Romano Prodi ha detto questo governo mi ricorda il mio dell'Unione, quindi voglio dire oltre Enrico Letta anche Romano Prodi diciamo vede delle somiglianze con quello che era stato il suo governo che aveva una polemica al giorno e infatti poi è finito perché non basta non desiderare le urne e non vogliamo che vinca la destra, serve un progetto politico per andare avanti, se questo progetto politico non c'è, non si riesce a creare, non è una questione di amare o di confusione di due partiti, è una questione proprio di creare una prospettiva. Io mi chiedo, adesso litigano sulla finanziaria, ma da gennaio il PD e i 5 Stelle cosa diranno agli italiani? Qual è il loro progetto? E anche la cosa delle alleanze. Benissimo, adesso c'è l'esperimento dell'Umbria. Vediamo già come va. Già Emilia Romagna sarà più complicata perché Bonaccini è un nome questo forte. Questo dico. Io penso che anche Zingaretti debba tirare e fare un primo bilancio a gennaio. Perché se a gennaio non si fa l'accordo per andare insieme in Emilia Romagna, io mi chiedo, cominceranno una campagna elettorale in cui se le diranno l'uno contro l'altro, esattamente come è successo lo scorso anno? Perché lo scorso anno dov'è che si è rotto il rapporto tra Salvini e il Movimento, non Di Maio, e il Movimento? Si è rotto sulle regionali e poi sulle europee, perché è la logica della competizione. Cioè è vero che si può tentare di tutto, governare insieme e poi andare divisi sui territori, ma prima o poi le due cose entrano in cortocircuito.